Buongiorno belli e benvenuti in un nuovo video che sarà un vlog. Questo perché ho provato a girarvi dei vlog giornalieri ma venivano cortissimi perché ovviamente mentre sono al lavoro non è che mi metto a fare chissà quale video. Quindi vi porto nella mia settimana lavorativa, vi racconto un po' cosa sto facendo, come sta andando e lo faccio in una settimana così viene fuori un video vero e proprio. Anche perché in realtà solitamente ho tempo di editare il video solo nel weekend. Detto questo, oggi è lunedì, sono le 8 del mattino, inizio alle 9:30 in RSA. Qui sto facendo colazione e qui ho preparato un po' di ciambellone che ho fatto nel weekend da portare alle colleghe. E qui c'è palletta di pelo che guarda fuori. Quindi ora colazione mi preparo e poi si va a lavoro. E sto scongelando questi per un riso a pranzo. Ciao patato, torno presto, patato. It's the end of the year. Pausa bagno e poi inizio il giro visite. Non avevo onestamente voglia di riso, quindi farò la stessa cosa però un po' all'orientale con i noodles. Tra poco devo andare in posto, ho preso il bigliettino appuntamento, però prima vorrei mettere un po' a posto lì, perché sto sistemando un po' tutta la cucina, pulendo eccetera eccetera. Sto forno ha cambiato faccia da quando l'ho pulito, a parte il rumore, sistemerò anche quello. Ora tocca quell'armadietto. Tutto ben pulito, lascio asciugare mentre vado in posta e poi metto a posto. Sono dovuta andare in posta perché nel weekend sono andata in un posto tra l'altro bellissimo col mio amoroso, ma mi sono portata a casa le chiavi, quindi gliele ho rispedite. Ora metto a posto tutto. Pulito in ordine, ora tocca a lui. E niente, sta toccando anche alle tazze. Pulizie finite, pesce spada per stasera e poi domani ho dei colloqui importanti con dei parenti e mi sistemo queste due unghie che mi sono saltate. Ok, sono arrivata al lavoro, oggi faccio 9:30-17:30. Stamattina mi sono fatta i noodles perché dovevo finire un po' di verdure e ho messo tutto insieme. Non penso riuscirò a fare chissà quale video oggi perché stamattina faccio affiancamento a una nuova dottoressa, quindi sto con lei, mica mi metto a filmarmi. E poi pomeriggio ho i colloqui con i parenti e di sicuro non li filmo, quindi nel caso poi vi racconto un po' stasera. Allora, alla fine non vi ho più aggiornato su niente, ma è stata una giornata infinita. Praticamente stamattina ho fatto l'affiancamento a questa nuova dottoressa. Abbiamo visto un po' tutto, però comunque sono tante informazioni tutte insieme. Quindi penso che domani, visto che non ho visite poi in programma, farò tipo una checklist per queste due nuove dottoresse, del tipo con un PAI cosa devi fare, quali scale devi rinnovare, i mezzi di contenzione, bla bla, cosa devi stampare, a chi devi far firmare, insomma una checklist, così tutte le volte loro che fanno un PAI possono spuntare, almeno le prime volte. Penso farò questo genere di file, sia per quello, sia per le cadute, sia per le mie MPS, vedremo. Sarebbe stato sicuramente super utile quando ho iniziato io. Niente, poi nel pomeriggio ho avuto dei colloqui con dei parenti, una chiamata infinita con ATS. Ho fatto un'ora in più rispetto all'orario, quindi sono tornata a casa più o meno alle 7, 7:15 e mi sono messa subito a cucinare. Abbiamo fatto i tacos con tipo finto bacon di tempeh e finto pulled pork. Non chiedetemi la ricetta perché in realtà io le ho marinati un po' tutti a caso ed è venuto super mega buono. Solo leggermente pesantino il cipollotto caramellato, ma era squisito. Ora niente, mi metto a letto, guardo forse un episodio di Lydia Poet se non mi addormento prima. Poi domani ho la mattinata libera, però mi alzo presto per fare l'albero di Natale con mia mamma. Buonanotte. Come non detto, non va un filo di luci.
che flop, le Twinkly, io le adoravo. Vabbè, abbiamo preso quelle nuove, invece di 250 che avevamo adesso, ne abbiamo preso 600 LED. Arrivano domani, scontate col Black Friday. Olè. Cibo per il felino preso. Allora, adesso metto via tutto e sistemo le sue cestine, pulisco lì. E anche lì quando Patato ha finito di mangiare. Buona la pappa nuova? È buona? Direi di sì. Ora devo cambiare l'acqua al mio marimo. Bella palletta pelosa. Vado a lavoro. Oggi ho turno 14:30-17:30. Sto programmando i dosaggi dell'INR per chi è in Coumadin e del levetiracetam. E ora faccio appunto questa checklist per le nuove arrivate. Quando le balie girate ultimamente pulisco e metto a posto casa. Sono già pronta. Andiamo. Buongiorno. Sono al lavoro, ho già fatto il giro visite, sono ormai quasi le 11, ho iniziato alle 9:30 e faccio fino alle 17:30. Adesso mi segno tutte le cose che devo scrivere in diario, le terapie che devo aggiungere, insomma, un po' tutto. Intanto continuo con la checklist dei medici. Ho un paio da fare, ma lo faccio pomeriggio, che viene la nuova dottoressa per l'affiancamento, così le faccio vedere. Ho già sull'apparecchio. Sì, sono tornata alle 7 di sera, ho cenato al volo. Oggi veramente giornata, anzi settimanina. Ora vado a mettere su le nuove luci dell'albero. E ovviamente quelle col filo rotto non si buttano, lì si nasconde la parte rotta. Tada! Bellissimo, sappiamo che queste rimarranno qua tutto l'anno e non solo a Natale, ok? Che biscotti stai facendo? Biscotti di Natale? Domani vado a lavorare, ma torno, eh. Ma che bellino! Oggi è anche il compleanno di una collega. Questo effetto sta diventando uno dei miei preferiti. Troppo, troppo, troppo bello. Doccia fatta. E vado con un bel panettone in Svizzera, dal Morosino per il weekend. Che bei ricordi di Giosino. Intanto al mio panettone di Gimassare si è aggiunto anche un altro sacchetto con dentro due maritozzi.